colpisce della campagna per le presidenziali in corso negli Stati Uniti questa sorta di ripiegamento sulla dimensione interna, no? I temi dell'economia, del lavoro degli americani, la stessa contestata riforma dell'assistenza sanitaria sono materia corrente del dibattito politico, mentre sembra essere quasi sparita la dimensione globale. Il declino americano, la crescita delle economie emergenti, in testa la Cina, la stessa crisi europea e i suoi riflessi sulla dimensione atlantica e occidentale che ha guidato gli ultimi secoli di storia umana, no? Sembrano completamente estranei al dibattito. E come spieghi questo e sul lungo periodo che effetti può avere questa assenza dal dibattito politico anche mainstream negli Stati Uniti? Beh, una delle cose che si vedeva molto chiaramente nel dibattito, quel terzo dibattito che doveva essere sulla politica estera, ecco, è che sono tutti d'accordo, cioè praticamente non c'è differenza nella visione politica dei due grandi partiti. Quindi e questo può spiegare in parte perché non c'è una visione oltre le frontiere. Ma l'altro credo che è una, anche questo discorso interno economico è praticamente come tu dicevi, io credo che gli Stati Uniti è entrato in una stagione in cui bisogna gestire il declino, cioè tutti riconoscono adesso che gli Stati Uniti non è più ciò che pensava Bush di essere padrone del mondo, e quindi il tema del declino è, anche quando non vogliono dirlo perché è troppo, fa paura, ecco, come gestire il declino non in maniera europea. Quindi l'Europa è l'ultima cosa, non parlano, cioè possono anche parlare della Cina, della Russia, del Brasile, eccetera, ma non dell'Europa. E non dell'Europa perché l'Europa è l'esempio negativo per loro, è l'esempio, è la crisi economica, è il declino gestito in maniera in cui non vogliono farlo loro. Quindi almeno io credo che questo bisogna fare anche un'analisi psicanalitica di perché quell'oggetto più vicino deve essere escluso, e credo che questo sia. Tu chiedi quali saranno gli effetti a lungo termine di questo mi sembra una buona domanda, non so, ma mi sembra che ci saranno senz'altro effetti negativi di non confrontare più e chiaramente la posizione degli Stati Uniti nel mondo e l'effetto globale di tutto ciò. Un'ultima domanda, Michael, e riguarda il rapporto tra la campagna per le presidenziali e i movimenti sociali. Cioè, si ha l'impressione che anche nella radicalità delle posizioni espresse per esempio dal candidato vicepresidente dei repubblicani, radicalità di posizioni neoliberiste che non hanno paura di affermarsi come tali e che rivendicano esplicitamente il proprio rapporto con il capitalismo finanziario, ci sia molto anche dell'esperienza dei Tea Party. E dall'altra parte però allo stesso modo sembra invece che poco dell'esperienza dei movimenti come Occupy riverberi dentro la campagna elettorale invece dei democratici e di Obama. Questo, se vogliamo, anche dentro una presente situazione di difficoltà degli stessi movimenti, no? In Italia sono stati alcuni esotici innamoramenti ed esaltazioni acritiche del modello Occupy, al di là delle difficoltà in cui Occupy si trova oggi, l'impressione è che ci sia una grande distanza tra i